Laudetur Jesus Christus, semper laudetur. Cari amici e cari fratelli, meno 4 giorni alla live del 28 ottobre, ormai siamo vicinissimi. Allora oggi voglio leggervi una paginetta dal libro La porta e la chiave d'oro. La volevo leggere ieri, ma poi dopo lo Spirito Santo ha voluto che approfondissimo un po' meglio le parole di Nostra Signora, e da cui del resto voglio partire anche oggi con un messaggio del 2005 in cui si parla, adesso ve lo dico, iniziamo però con una preghiera. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende. Emitte Spiritum tuum et creabuntur et renovabis facem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere ed eius semper consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam. Vieni Santo Spirito, vieni per intercessione di Maria. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Leggiamo il messaggio di Nostra Signora del 5 giugno 2005. Disse Nostra Signora: cari figli, pregate con il cuore. Perché chiaramente se la preghiera è solo mentale e magari mentre preghiamo pensiamo ad altro o lo facciamo senza nessun amore, è una preghiera che non serve assolutamente a niente, perché la preghiera è dialogo, prima di tutto, la preghiera è una relazione viva, vera. Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. E il cammino che Nostra Signora ci ha indicato è fedeltà al vero magistero della Chiesa, fedeltà a quello che la Chiesa ha sempre insegnato. E Nostra Signora ci ha indicato un cammino fatto di stare in grazia di Dio e pregare, amare il prossimo, quindi non lasciarsi sedurre da tutte quelle novità che portano gli uomini a fare scelte sbagliate. Sappiate che l'umanità vivrà momenti di grandi difficoltà. Un uomo apparentemente buono, ossia l'anticristo, ecco questo messaggio che parla dell'anticristo, acquisterà grande potere satanico. Del resto lo sappiamo, l'anticristo è in apparenza piccolo, umile, insignificante nelle sue origini, poi acquista grande potere satanico con l'aiuto del demonio. Poi Nostra Signora più avanti dice: molti uomini saranno sedotti dalla fiera e marchiati dal suo segno. Quindi il marchio della bestia, stiamo parlando di quello che ci rivela Apocalisse al capitolo 13. Quindi Nostra Signora ci dice: voi siete di Cristo, solo Lui dovete seguire e servire, non fatevi ingannare. Non fatevi ingannare. Quindi c'è la possibilità, cari amici, di non farsi ingannare. C'è la possibilità di non farsi marchiare. Allora capite che l'anticristo non marcherà a forza tutti, ma solo quelli che si faranno ingannare. Capito? Solo quelli che si faranno ingannare. Leggiamo qualche parola dal libro La porta e la chiave d'oro, che tutti voi avrete certamente già letto. Mentre sorseggiavo il caffè, iniziò il telegiornale e parlò di nuove manovre varate dal governo, d'accordo con il Consiglio europeo, per ridurre il denaro contante. L'obiettivo era promuovere i pagamenti digitali mediante l'impianto sottocutaneo di microscopici chip, gli ID tag. L'inviato da Roma intervistò il presidente, il quale rivelò che l'obiettivo delle Nazioni Unite era l'abolizione totale del denaro contante e che l'Italia avrebbe dato il buon esempio con un ruolo di prim'ordine per trainare il mondo intero verso una nuova fase della storia umana. Il giornalista domandò se ciò significasse in qualche modo la risurrezione dell'impero romano alla guida del continente europeo. Il presidente sorrise e rispose: il mondo guarda l'Italia come faro di civiltà e di valori umani, quali la fratellanza
e l'accoglienza grata di ogni verità. Dalle acque agitate sta sorgendo una nuova umanità, più solidale e giusta, e per questo vogliamo che tutti possano ricevere il loro ID tag per avere pari diritti. Da parte nostra saremo in prima fila per stanare chi ancora alimenta insicurezza e disordine. Questo è anche per tradurre in opere l'esortazione pro omnibus del Santo Padre. Ebbene, cari amici, questo è una raffigurazione simbolica, ma che ci fa capire come stanno andando le cose, come si stanno preparando i grandi eventi, di cui però vi parlerò in maniera più approfondita nella live straordinaria del 28 ottobre, a cui non potete mancare. Vi aspetto tra pochi giorni, il 28 ottobre alle ore 21.